Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Un trio del tutto insolito, ma se non altro. Ah, pensavo stessi facendo un trisom. Un trisom del tutto insolito, è quello senz'altro. Federica è bella carica. Non buonasera Luca e buonasera Paolo. Federica è drogata. Ma ritorniamo a noi. Oggi questo trio insolito si è riunito per provare i sushi più costosi della città. I sushi più costosi d'Italia. E chi avrà pagato questo ben di Dio? Il coglione, esattamente. Ho chiuso la rima, bellissimo. Quindi, boom! Ecco poi, ragazzi, i tre sushi più costosi della città. Che. Ah, sì, no, tranquillo. Con questa rapida carrellata vi faccio vedere che cosa abbiamo ordinato. C'è una foglia di qua. Ma quanto ho speso in totale per questo sushi? Allora, Giampitech, tu seguimi nella spiegazione, prego. Alla nostra sinistra abbiamo il primo ristorante dal quale ho preso questo sushi con il wagyu, una carne giapponese molto pregiata. Poi qua abbiamo un roll con lo scampo, la foglia d'oro alimentare ed il caviale. Molto molto interessante anche questo. E infine abbiamo il roll con nero di seppia, riccio e gambero rosso di manzara. E per questa box ho speso 80 euro. Cioè solo questi quattro costano 25 euro. Questo col caviale 28 euro, 4 pezzi. Comunque io. Andando al centro c'è quello che tra i tre è il più economico. Ma vi assicuro che potrebbe vincere il rapporto qualità-prezzo. Perché ho speso 26 euro per questi 8 pezzi. Quindi 13 euro ogni 4. Ed infine l'ultimo sushi, anche questo candidato a poter essere quello che potrebbe vincere il rapporto qualità-prezzo. Questa box è costata 56 euro e abbiamo sushi con tartufo, uova di salmone e scampo. Qui in centro abbiamo tartar di gambero rosso, dentro non mi ricordo, non vedo cosa che sia, e sopra uno spillo che sarebbero i calamaretti fritti, molto interessante. E poi alla nostra sinistra abbiamo scampo dentro. Gambero? Gambero fuori e riccio. È una salsa particolare. Bene. Direi di iniziare. Rullo di tamburi. Allora, però dobbiamo iniziare. Scusate, per un video del genere ci vuole. No! Hai ragione, signor Giampitech. Che vergogna! Con il prezzo ancora attaccato, mi raccomando. Grazie, auguri, auguri, buon Natale. Andiamo ovviamente ad aprirci un buon bicchiere di bianco frizzante, mosso come si vuole. Però, cameriere, guardi qui che vomito. Io festeggerei il Natale perché oggi c'è di nuovo freddo, sono stati 5 gradi, oggi è Natale. Oggi è Natale, lo festeggiamo da persone diciamo ricche. Però tu se mi rompi un calice ti rompi il culo. Vediamo se riesco a non ficcarlo tutto storto. Dai, infatti, ma sì. Ci vuole questo video quando inizia. Lo sto aprendo io. Sì, ti prego. Volevo fare la gag dove lo aprivo in maniera elegante, ma sono un idiota. Veramente. Salvato. Prima le signore. Tutto questo ovviamente per far durare il video il più possibile e cercare di rientrarci. Qua comunque ci ha appozzato tranquillamente un troll. Ti lavi questi bicchieri? Mi lavo sto video, wow, li lavo. Vai, devi asciugare poi. Buon anno. Auguri alla nostra cena da ricchi. Viva la fine. Partiamo da quello a sinistra. Quello con la carne non l'ho mai mangiato. Io nemmeno. Quello con il wagyu. Sì, così certo. Abbiamo poi una reazione. Ma c'è pure il tartufo sopra, l'hai detto. Ma bagniamo un po', come si allora. Fa? Sopra c'è il tartufo, sì. E poi dentro c'è il wagyu. Sì, un pochino lo bagnerei. Sì, la bagno, io proprio la ammazzo nella salsa. No, ammazzi no, è sbagliato. Assaggiamo. All'inizio mi è arrivato il tartufo. Mm-hmm. No, si sente però la carne. La carne manco l'ho sentita, cioè si è sciolta in bocca. Non sembra nemmeno di stare mangiando sushi con carne. Cioè veramente morbida. Sembra pesce, bravo. Si scioglie proprio in bocca. Molto buono. Vogliamoci la bocca. Adesso certo. Passiamo. No, passiamo a quello con riccio e... Picchi, quello te lo scegliere alla fine. Questo è quello più costoso di tutti. Ah, ok. L'inculato più inculato. Riccio, riso venere, gambero rosso e nero. È il riso al nero di seppia. Riso al nero di seppia, gambero rosso e riccio. Facciamo poco poco, assaggiamo. Cioè questo spacca. Questo vince già su questo. Mamma mia. Minchia, piccio, questo è letale. Allora, non te l'aspetteresti, ma il riso è veramente super, super, super gustoso. No, devi dire che il pesce secondo me è proprio è super top. Fresco. Cioè, il gambero è buonissimo. Ti arriva il riccio, il gambero, senti tutti i sapori. Di questo possiamo fare il bis, perché sono magicamente 8 pezzi, quindi lo andiamo a riassaggiare. Ma questo vince nettamente sul più costoso. Vediamo. No, spaziale, te lo giuro. Poi c'è du piccantino. Veramente tanta roba, perciò. E finiamo. Minca. Questo merita un altro primo piano perché potrebbe essere o una scoperta o una grandissima inculata. O l'ultimo pezzo, il caviale. Più costoso. Caviale cos'era? Scampo. Scampo, caviale e foglia d'oro. E foglia d'oro alimentare. E dentro che c'è, scusa? Sempre dentro scampo? O gambero rosso. Secondo me è scampo. Ma no, fattura, è una tempura. Bello quella tempura. Assaggiamo, siete pronti ragazzi? Aspetta. No. Ciamo. Mamma mia.
Addirittura fermentuta. Non è esplosivo come il sapore. Allora, è buono. Sì, ma che ha... ti aspetti tipo l'esplosione del caviale che manca, ma... perché secondo me non è un caviale tipo rimane top. In bocca secondo me solo la frittura. Brava. Io non avrei messo la frittura dentro, avrei messo qualcosa di più delicato. O sempre onestamente, scampo. Onestamente, quello che costa meno vince su tutti. Onestamente, mi aspettavo veramente meglio, cazzo. Mi aspettavo meglio, ma non solo per il costo, perché avevo tanta tutto il costo ci ha aumentato un sacco l'aspettativa. Sì, però avevo veramente tanta aspettativa nell'abbinamento scampo e caviale. Invece ci doveva essere un'esplosione, invece se è stata un'esplosione sono nel mio culo. Perché il fritto non c'entra una minchia con questi sapori delicati, figa. Stava diventando un po' troppo family friendly. Passiamo alla seconda, al secondo ristorante. È il nero di sapere niente. Ancora, ora un pezzo di riso. Ancora. Andiamo. Passiamo al secondo ristorante e proviamo quello con la capasanta e il limone. Vedi, cazzo, è andato. Questo è, si è distrutto perché questa è caduto. No, aspetta, però questo non l'ho portato a bucca. Non l'ho fatto a buccare io. Era già buccato. Prenditi questo sano, dai. E dentro c'è gambero. Dentro dovrebbe essere gambero. No, scampo. Scampo. Scampo crudo. No, dentro mi sa che è solamente avocado. Ma dici, però c'è il pesciolino. Ah, no, c'è il pesciolino. Allora forse mi sa che lo sghiambo. A me questo piace un sacco. Minchia che buono. Avocado morbidissimo che non è per un cazzo scontato. L'avocado esce buonissimo. Il limone ci sta una cazzo di meraviglia. Come dice Cannavacciolo, grassa. Mamma mia. Buono. Capasanta sopra. E questo è costato 13 euro. Quindi rispetto al primo ristorante, la metà. Quando li sappiamo quanto era costato? 25, sto pezzo. Però onesto. Oh, come? Dai, a Paolo, puoi fare ogni giorno questi video. Andiamo ancora avanti. Vi faccio un altro primo piano perché questo merita, anche se sia un po' marmellato. Qua abbiamo dentro. Aspetta, tu giro. Aspetta. Gambero in tempura, avocado sopra e astice. Questo sopra è astice. E c'è pure pasta. Ma sì, quello sia astice, compa, è gambero. No, è astice. Fidati, è astice. Io l'ho preso. È venduto come astice, compa. Saggio. Scusa, fammi assaggiare un pezzetto di cosa solo. Pure gambero, compa. È gambero palesemente, figlio. È gambero. Guarda pure io. Sì, non è, c'è stato un bel, una bella inquadrata qua, secondo me. Tu dai. Non lo so, non lo capisco. Beh, ce n'è una quantità veramente irrisoria. Infatti, quindi boh, come facciamo a capirlo? Buono, ma non c'è. Buono, ma... Il fritto ammazza tutto. Sì. Fritto ammazza tutto. Questi tipi di sushi, il fritto non c'entra una cosa. Però quel kick che ti aspetti dall'astice non arriva per un cazzo. Non capisco se è astice. Secondo me no. Potrebbe essere, però... Non riesco a capirlo, picciò. È troppo buono. Al momento devo dire la verità, il primo sushi ci ha veramente stupiti, tranne per quel pezzo, diciamo, con il caviale che è stato un po' deludente. Però nel complesso veramente tanta qualità. Il sushi centrale buono, secondo me non è a livello del primo, ma il prezzo, ragazzi, è praticamente meno della metà. Buono quello con il primo, quello con la capasanta, veramente con la capasanta buono. Molto buono. Passiamo all'ultimo ristorante che ci ha portato questo tris di Uramaki e abbiamo un costo totale di 56 euro. Che in realtà non è nemmeno non così. Da dove partiamo? Dottore? Da destra, dai, con quello col tartufo che vediamo io. Quindi questo qua, questa box, 36 euro. 56 euro. C'è tartufo, uova di scampo. Uova di salmone, a me non piace. Fanno schifo, sono proprio troppo di pesce. Tu mangiai questi figli? Molto buono. No, buono. Tartufo messo così a pezzettone. Io non sopporto il tartufo che copre tutto, cara. Non è così tanto invadente da però all'inizio ho sentito il tartufo. Cosa? Il salmone me l'aspettavo più forte. È buono, però questo tartufo non lo so. A me ha convinto. Buono lo scampo, bello fresco. Comunque, raga, io potrei mangiare sushi ogni giorno, ve lo giuro. Ci sta tornando qualche tipo di problema. No, a me non è mai passato, a te è passato. Proseguiamo la nostra degustazione della famosa serie, degustiamo, dell'omonima serie del Capo Branco dei Paguri. Con questo che mi fa tanta curiosità. Esteticamente è frigo. Speriamo che secondo il fritto non ammazza tutto, però c'è davvero una gran quantità di pesce. Secondo me pure no, ammazza tutto. Si sta smerdando tutto questo. Mi si sta aprendo, lo devo mangiare. È stato. E anche sbriciolata. Copre il fritto. Però è buono. Rispetto agli altri mi piace molto di più. Perché è anche una frittura buona, capito? Non ho capito cosa c'è dentro. Però c'è qualcosa che. Scampo, no? È molto figo. Dentro. Credo sia fritto dentro, raga. Fritto e fritto. Sì, raga. Sì. Gambero fritto, c'è, cioè, guarda. Sì. Minchia, vero. Però è stra buono, cara. Però veramente top, picciò. No, è l'unico fritto che al momento non copre, non ti distrugge la bocca. Ma che amalgama quei sapori. Non ti invade. Buono, quanto. Mi piace. Alto. È buono, è una dura battaglia, cazzo. Ora c'è anche il merito del pesciolino che è fresconino. Passiamo al terzo e ultimo assaggio del terzo ristorante. Sì, sopra battuto di gambero. Avocado dentro. È una cremina. Che non so cosa. C'ho poco. Forte come sapore. Forte. Sì. No? Abbastanza Standard. Normale. Non capisco sta minchia di cremina. Io pensavo fosse tipo piccante. Invece non è una sai. Non sa di niente sta cremina. Mi ha lasciato un sapore strano sulla bocca.
Mi sei lasciato un sapore. Ah, è un sapore standard di sushi. Bravo, è un sapore standard di sushi. Cioè, rispetto a magari a quello che è pezzettino di zenzero obbligatorio, rispetto a quello che magari ti aspetteresti da un sushi di questo livello. Cioè, secondo insomma, tra tutti questi tre, quello che mi è piaciuto di più per assurdo è quello col fritto. Sì. Di questo, del secondo ristorante, è quello con la capasanta, ha vinto tutto. E qua quello col nero di seppia, il ricci. Oddio, anche quello col wagyu, però. Quello con la carne più. Quello col wagyu non. Quello con lo wagyu è veramente un sapore nuovo. Ma adesso, se dovessimo tirare le somme e dare un vincitore nel rapporto qualità-prezzo dei nostri tre sushi, ricordiamo, 80 euro per questa box, 26 per questa e 56 per questa. Quale vince secondo voi? Il terzo, ovviamente. Il terzo. Qualità prezzo, quantità, il terzo. Anche la quantità è molto di più. Qua minchia, compa, che è fisso se tu, però 4 pezzi 28 euro. È una madre puttana. Mi riservo il beneficio di riassaggiare di nuovo quello col tartufo per dare il mio giudizio finale. No, a me il tartufo non mi fa impazzire, sono sincero. Però quello è gusto personale. Il tartufo lo ami o lo odi, è un gusto appunto personale. Io mangio che i supicciotti. Allora, confermo la scelta all'unanimità, secondo me vince il terzo. Sì. Sushi costoso, che in realtà, attenzione raga, noi stiamo sempre parlando di costoso in relazione alla nostra città. Sono sicuro che magari se siete di Milano eccetera, il sushi più costoso costa 3.000 euro un pezzo. C'è da dire anche che questi erano un botto di pezzi, quanti pezzi erano? 8 a... Erano 8. Sì. Il terzo vince. Se volete che noi proviamo delle altre categorie di ristoranti e vedere i più costosi della città, scriveteci qua sotto nei commenti. Tanto paga Murri. È stata una bella esperienza. La prossima settimana non mangio.